Abbiamo fatto una bella gara, importante per la classifica, anche perché volevamo vincere questa partita per quello che significa l'Udinese in questi ultimi 2 anni. Ce l'avete un po' il nervo un po' scoperto ancora con l'Udinese? Eh sì, è normale, perché loro hanno fatto bene questi 2 ultimi anni, abbiamo rimasto fuori dalla Champions, che era il sogno di tutti, però bueno, questo anno andiamo a cercare un'altra volta, speriamo che arriviamo in quel terzo posto o magari più alto ancora. Una vendetta sportiva, tra virgolette. Sì, però è come tu dici, sportiva e leale. Oggi abbiamo giocato molto meglio e abbiamo meritato la vittoria. Risposta importante al passo del Napoli, al passo falso dell'Inter, insomma, dei grandi che stanno davanti. Sì, è vero, abbiamo giocato con tutti i risultati visti. È importante perché ci avviciniamo un po' a quello che sono alto e dobbiamo lottare per quello posti di Champions. Con 6 punti ci sono 5 squadre, tra le quali c'è anche la Lazio. Sì, lo sappiamo, tutte le partite sono importanti, adesso è dura anche contro il Parma, ha dimostrato ieri contro l'Inter che è una grande squadra e dobbiamo stare al 100% perché dobbiamo vincere se vogliamo continuare lì sopra. È arrivato anche il tuo primo gol in stagione. Sì, speriamo adesso che torna più spesso e fare più spesso anche la telefonata. Sì, tutti quanti abbiamo un ruolo nella squadra, io magari faccio tanto sacrificio nella corsa, magari qualche volta per quello si sbaglia qualche passaggio in più che quando stai fermo prende la palla da fermo che stai al 100%, però bueno, è importante, mi sento bene, ho fiducia e penso che ci stiamo trovando bene anche con i compagni, oggi si è visto una buona gara di tutta la squadra. Senti, ti sei guadagnato il posto per arrivare con l'Uruguay, guadagnato il terreno con la Lazio, qual è il sogno di Mario Gonzalez? Continuare a crescere, io penso che ho la età giusta per crescere ancora, sempre sto contento qua alla Lazio, voglio continuare nella nazionale, giocare Coppa Confederazione a giugno, mondiali vicino, tanta roba per giocare e per quello devo fare bene qua alla Lazio e continuare a giocare con la fiducia che mi dà il mister. Senti, forse può essere un'impressione, ma nel vedervi giocare vi dà l'idea che vi divertite? Quando sono partita così, sì, qualche volta si soffre, però una squadra deve stare pronta per giocare una partita come oggi, quando si va avanti e anche quando si deve soffrire e andare indietro come lo abbiamo fatto contro la Juventus. Penso che questa squadra ha dimostrato maturità in quello, sa giocare quando va vincendo la partita e sa giocare anche quando sta soffrendo.